oggi presentiamo un nuovo mammografo, un'altra, diciamo, inaugurazione importante per il nostro ospedale. Sì, sono molto orgogliosa del fatto che siamo riusciti nei tempi a portare avanti tutti i progetti PNRR. Quelli sulla tecnologia sono quelli più evidenti e quelli che porteranno sicuramente beneficio alla popolazione. Questo nuovo mammografo, servendo sia la parte dello screening che la parte delle mammografie cliniche, serve quindi sia sulla parte della prevenzione che della diagnosi e della cura. È un mammografo altamente tecnologico, con anche la tomosintesi, che permette di fare anche procedure di interventistica, e quindi la competenza che hanno già i nostri radiologi potrà essere affiancata all'apparecchio e al supporto dei tecnici di radiologia, che sono fondamentali perché noi riusciamo a dare una sanità di qualità. Dottoressa, dopo il mammografo quale sarà la prossima inaugurazione e presentazione? Lei vuole che io faccia lo spoiler? Posso solo dire che da un punto di vista tecnologico, e come abbiamo inaugurato e montato la nuova TAC a San Benedetto, stiamo predisponendo anche per quella di Ascoli, e quindi sicuramente in un tempo non troppo lungo sarete qua di nuovo anche per la TAC di Ascoli.